Oggi ho veramente molto, molto più chiara l'idea di quello che può essere il mio futuro, di quello che vorrei fare. E cosa ti aspetti da questa laurea? Sicuramente lo stimolo a non fermarmi, cioè a chiudere questo cerchio. E vorrei proseguire anche in una fase formativa mia personale, in primis. Mi sono veramente, credo, maturato molto l'idea di quello che vorrei essere come persona. Sei una molto curiosa, determinata, sì, e cerchi sempre stimoli. Mi piace, penso che poi studiare, formarsi sia veramente, ma per se stessi, al di là di quello che poi può essere necessariamente l'obiettivo che si ha, penso per se stessi sia importante, il sentirsi bene. Questo è veramente un messaggio bellissimo. E ultima cosa che ti chiedo, sì. So che tu formi anche giovani artisti, sì, no? Sì. E che consiglio vuoi dare ai giovani che stanno approcciando a questo mestiere? Che di non mollare. È un'esperienza di vita. Io penso che lo sport, fatto soprattutto all'inizio, è veramente un'esperienza di vita, formativo. Soprattutto poi quando lo si fa veramente giovani, perché io avevo 15 anni, 16 anni, quindi quando come persona ancora non sei formato, non hai ancora idea magari di quello che sei, di quello che hai dentro, non è facile arbitrare una partita, soprattutto magari in contesti anche abbastanza caldi, certo. Quindi trovarsi sotto pressione. È disciplina, è studio, perché è studio, bisogna assolutissimamente conoscere quello che si fa, essere in grado di relazionarsi con gli altri, che possano essere giocatori, giocatrici, ma tutto il mondo sportivo, dalle società, team manager, direttori, direttori sportivi, avere consapevolezza di questo. Massima e appassionarsi, divertirsi, c'è cioè lo sport anche divertimento, quello, sai, aggregazione. Lasciamo spazio anche al divertimento. Io oggi viaggio, no? Ho visto tantissimi posti, se penso a quante partite ho fatto nella mia vita, quante città, quanti paesi, adesso con l'estero, in quanti posti potrò andare. C'è anche la parte bella, ecco, di questo lavoro, al di là della, insomma, dell'essere continuamente. A me piace viaggiare, quindi oggi con la pallavolo ho l'opportunità di viaggiare e di andare a visitare posti in cui probabilmente non sarei mai stata. Quando è nata Alimenta, una domanda che mi sono posta è stata: come si può spiegare agli altri che cosa significa soffrire di disturbi del comportamento alimentare e perché tante persone si ammalano? Alimenta è nata raccontando storie, perché una storia ti permette non solo di sentirti meno solo, e la solitudine è un sentimento che si prova tantissimo quando si affrontano queste malattie, ma soprattutto ci leggi speranza in una storia di guarigione. Spesso sono guarigioni anche travagliate, ti rendi conto che, ok, anche per me c'è una possibilità. E attraverso le storie possiamo affiancare anche i professionisti. È il rapporto tra la storia reale e la clinica, quindi tutto quello che c'è sui libri, che riusciamo davvero a salvare le persone da queste malattie. Questo tuo percorso così sentito, che parte appunto anche da da una questione personale, ha avuto un certo successo, nel senso che ti abbiamo trovata all'interno dei ragazzi più virtuosi tra i 130enni, sotto i 30 anni di Forbes. Te l'aspettavi? Assolutamente no, in realtà è stata una sorpresa, perché sono stata candidata da una persona accanto a me, quindi trovarmi sulla lista è stato, devo dire, abbastanza sorprendente. Devo dire che essere sulla lista degli under 30 di Forbes è un po' come quando compi 18 anni. Hai un'euforia a mille quando esci e dici wow, che bello. Poi vai a dormire, ti risvegli il giorno dopo e ti chiedi ok, adesso che facciamo? Semplicemente ricomincia tutto come prima, solo che hai un maggior senso di responsabilità. E la cosa che davvero mi rende forse più orgogliosa è che su Forbes ci sono le storie, ci sono i disturbi alimentari, e queste malattie per tanto tempo non sono state viste, non sono state percepite, non hanno avuto una loro dignità. Quindi vedere Alimenta e i disturbi alimentari su una rivista e su una lista come quella degli under 30 ti fa rendere conto che stiamo facendo un buon lavoro. Nasco come studente e campus, mi sono affacciato al mondo e campus come studente della magistrale di scienze motorie, e una volta concluso il percorso ho accettato e accolto una proposta che mi è appunto arrivata dai miei attuali colleghi, e ho deciso poi quindi di sposare la parte didattica del ruolo per la passione che mi ha sempre accompagnato in questo settore. Poi so che sei anche un affermato professionista nel mondo dello sport, quindi sì, ti dividi un assolutamente. Po'. Assolutamente, infatti non a caso aver studiato scienze motorie anche
nel percorso universitario magistrale mi ha aiutato anche a vedere il mondo del lavoro nel settore del fitness anche con una visione più completa, gli aspetti che magari prima avrei potuto conoscere in maniera più superficiale. Quindi secondo te lo studio, il percorso universitario per i ragazzi è una, si può considerare una prima parte della propria esperienza professionale? Sì, assolutamente, nel senso che a me piace moltissimo, anche per una mia filosofia di vita personale, il connubio lavoro-studio. E in eCampus, nella maggior parte dei casi, avviene proprio questo, nel senso che gli studenti sono, per la stragrande maggioranza dei casi, dei lavoratori, degli studenti lavoratori, quindi riescono già nella quotidianità ad accompagnare, ad abbinare il lavoro allo studio. E secondo me è un connubio che deve, almeno per il mondo delle scienze motorie di cui mi occupo io, deve assolutamente essere quotidiano. Perché veramente non abbiamo niente in comune, l'unica cosa che secondo me abbiamo in comune noi italiani, in particolare con i cinesi, è che ci piace mangiare bene, in compagnia, la convivialità è una cosa che noi in qualche modo condividiamo con loro. Ad esempio la società occidentale è basata sull'individuo e diciamo l'individuo, il contesto è subordinato all'individuo in Occidente, mentre in Cina è l'esatto opposto, l'individuo è subordinato al contesto e il dovere dell'individuo è far parte di un meccanismo molto più grande di lui e non far inceppare il meccanismo. E questa cosa qui ad esempio già fa capire quanto è diverso tutto. E così ci sono altri 100.000 esempi. Io nel libro parlo, il primo capitolo ho scelto di farlo sulla lingua. Esatto, quello ti volevamo chiedere. Quella è la prima grande, il primo grande stop che troviamo. Sì, perché noi siamo una civiltà che abbiamo una lingua alfabetica dove componiamo con le parole e con le lettere. I cinesi hanno i caratteri che sono, tanto hanno millenni di storia, sono uguali da millenni, cioè i caratteri che sono stati ritrovati nelle tombe del XV secolo a.C. sono gli stessi che compaiono nelle navi le spaziali che partono per andare alla conquista dello spazio, quindi già questo, cioè questa cosa di millenni di storia che ci sono, che continuano a esistere ancora adesso, questo dà già la portata di quanto poi ci sia un orgoglio culturale e un orgoglio identitario molto forte da parte della Cina.